Salve a tutti, bentornati su Speziata. Oggi vi mostro come preparare un delizioso coniglio alla cacciatora. Lo preparerò nella versione bianca con le olive, che è quella più utilizzata nell'Italia centrale. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono per 4 porzioni. Un coniglio di circa un chilo tagliato a pezzi, un rametto di rosmarino, 120 g di olive verdi in salamoia, un cucchiaio di capperi, 2 spicchi d'aglio, 4 cucchiai di aceto di vino bianco, un bicchiere di vino bianco, 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero. Dopo aver tagliato il coniglio lo laviamo e lo asciughiamo bene, quindi andiamo a vedere la preparazione. Aggiungiamo l'aglio che punzecchiamo con un coltellino in modo che rilascia più aroma e il rosmarino. Lo lasciamo rosolare bene, lo giriamo solo quando si stacca bene dalla casseruola. Una volta che è ben rosolato da tutti i lati, lo condiamo con sale e pepe. A questo punto sfumiamo con il vino e con l'aceto. Lasciamo evaporare l'alcol e uniamo olive e capperi. A questo punto abbassiamo la fiamma, copriamo con coperchio e lasciamo cuocere per circa 50 minuti. Di tanto in tanto controlliamo e se necessario aggiungiamo un po' di acqua calda. Controlliamo la cottura. Se il coniglio si stacca bene dall'osso vuol dire che è cotto. Perfetto, va bene. Spegniamo e serviamo. Il nostro coniglio è pronto, serviamolo ben caldo e ottimo accompagnato con delle patate al forno saltate in padella. È un piatto che può essere preparato in anticipo e scaldato al momento del servizio. La stessa ricetta potrete realizzarla con il pollo. Provatela, fatemi sapere quale vi piace di più. Un saluto a tutti e alla prossima ricetta. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale.